Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News, la politica in apertura. A 7 mesi dalle elezioni abbiamo voluto fare una panoramica sui nomi che circolano per quanto concerne la carica di sindaco in vista appunto di giugno 2023. Ci occuperemo poi di polizia municipale, continua lo stato di agitazione degli agenti che hanno scritto reiterate volte al comune. Covid poi con il consueto intervento del manager dell'ASP Zappia, chiusura con lo sport e il calcio, Licata che si prepara alla trasferta in casa della Lamezia Terme. Andiamo a vedere i servizi. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare! A giugno 2023 i licatesi torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. A 7 mesi dalle elezioni, nessun nome di candidato alla carica di primo cittadino è stato ancora ufficializzato, anche se le prime uscite sono ormai imminenti. È questione di poche ore per l'annuncio della candidatura di Pino Montana, ex comandante della Polizia Municipale, che correrà con un progetto civico tendente ad abbracciare più aree politiche. Rumors sempre più insistenti sulla ricandidatura dell'avvocato Angelo Balsamo. Il nome dell'ex primo cittadino circola ormai da tempo e finora non sono arrivate smentite alla sua riproposizione dopo la parentesi che lo ha visto alla guida della città. Queste due sono le candidature più probabili. Ci sono poi tante voci. La prima è quella che conduce all'ingegnere Salvo Furnò e al suo progetto civico. Un'altra ipotesi di candidatura è quella dell'attuale vice sindaco Antonio Montana, qualora l'esecutivo guidato dal sindaco Pino Galanti decidesse di esprimere un candidato. Resta poi da vedere quali saranno le scelte dei deputati regionali eletti e degli uscenti. Angelo Cambiano sta valutando insieme al proprio gruppo quali passi muovere e si vocifera possa alla fine venire fuori la candidatura dell'archeologo Fabio Amato. Mentre dopo le elezioni del 25 settembre non si registra più alcun intervento, né pubblico né social, da parte dell'uscente parlamentare regionale Carmelo Pullara. La sede Unicursi di Licata è polo di studio autorizzato dell'Università e Campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamento, 24 CFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre al tuo fianco durante il percorso di studio. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. Continua lo stato di agitazione dei vigili urbani. Tramite una diffida presentata formalmente al comune dalla CGL, gli agenti di polizia municipale hanno ribadito il loro rifiuto ad accettare il riposo compensativo invece del pagamento delle ore di straordinario svolto. Ciò nonostante, ci rivela una fonte interna al comando, con senso di responsabilità abbiamo garantito i servizi sia per il raduno delle confraternite che per la ricorrenza di tutti i santi e dei morti. Invitiamo l'amministrazione ad intervenire tempestivamente al fine di evitare il ripetersi di tali disposizioni illegittime. Si ricorda inoltre che gli operatori di polizia municipale aspettano ancora il salario accessorio di tutto il 2021 e del 2022 che ormai sta per finire. Tali comportamenti mortificano gli agenti della municipale come persone e come lavoratori. Sì, effettivamente c'è un forte malcontento da parte del personale tutto della polizia municipale, in quanto aspetta ancora le spettanze del 2021 e del 2022. Inoltre, ormai con cadenza quasi settimanale, si vede recapitata una disposizione di servizio a firma del comandante su disposizione del segretario comunale nonché dirigente della polizia municipale, il quale ci ordina di prestare servizio a condizione con regime straordinario, a condizione che venga remunerata la somma, altrimenti deve essere preso sotto forma di riposo compensativo. Il tutto riteniamo che sia illegittimo, come lo ritiene pure il sindacato.
Con una nota protocollata ieri mattina, i vigili urbani hanno poi comunicato l'incompatibilità a svolgere il servizio di infortunistica stradale in regime di contratto part-time. Il rischio concreto è quello di non avere più agenti di polizia municipale per i rilievi in caso di incidenti stradali. L'infortunistica presuppone infatti la presenza in servizio nell'arco dell'intera settimana e non solo per 3 giorni come avviene adesso. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Il primo appuntamento del mese di novembre per l'andamento della pandemia all'interno della nostra provincia. Ovviamente tutti noi ci siamo resi conto con i provvedimenti del nuovo governo che anche la pubblicizzazione, i provvedimenti che venivano fatti per la prevenzione del Covid sono mutati. Personalmente io non sono assolutamente d'accordo ma ve l'ho detto tante volte, sul non uso delle mascherine in ambienti affollati, in posti dove si balla, si grida, si canta, perché non esiste solo il Covid con prese di posizione che ognuno di noi può fare per determinate battaglie che io continuo a non capire, però siccome non esiste solo il Covid come virus, ma ci sono tanti virus che possono essere trasmessi e sono trasmessi, il primo a partire dal virus influenzale, io suggerisco sempre di utilizzare il buonsenso e quindi fare quelle cose che sapete e che io non vi ripeto per anche questa volta. L'andamento è costante, cioè nel senso che abbiamo un altalenarsi di ricoveri all'interno della nostra provincia, quindi io vi tranquillizzo sul fatto che i ricoveri oggi sono a 11, settimana scorsa erano a 12, poi sono stati a 8, cioè stanno variando in questa forbice 8-12, che non ci preoccupa perché ne abbiamo 1 o 3 come adesso in terapia intensiva, 8, 9, 7 in medicina. Quindi in questo momento l'ospedale Ribera diciamo che sta lavorando abbastanza in scioltezza, diciamo, perché noi avevamo predisposto fino a 60 posti letto, ne abbiamo occupati in medicina 10, 8 più 3 in terapia intensiva, quindi diciamo che possiamo, cosa che abbiamo già iniziato a fare, pensare all'ospedale Ribera a cercare di fare delle trasformazioni a favore della popolazione no Covid. E questo mi sembra una cosa dovuta, perché se vi ricordate avevamo paura, chi si occupa di sanità pubblica, che con l'avvento dell'autunno le cose peggiorassero. È vero che l'autunno non si è affacciato nella nostra isola, però io proverei a rinormalizzare, a guardare un po' in prospettiva l'ospedale Ribera con la rifunzionalizzazione che abbiamo detto nel passato. Quindi abbiamo già iniziato a lavorarci nel mese di novembre. Nella seconda metà di novembre provvederemo già a emanare provvedimenti che ci riportano lentamente e con prudenza, perché il Covid, io ho sempre paura dei colpi di coda, ci riportano alla normalità, ed è una buona notizia per tutto il distretto di Sciacca e Ribera e per tutti i paesi che gravitano attorno a questo. CEMI è vendita e noleggio di carrelli elevatori, macchinari industriali. Assistenza tecnica a domicilio con officina mobile e ricambi italiani ed esteri di tutte le marche. Veniteci a trovare al chilometro 238 della strada statale 115 a Licata.
Ultime sedute di allenamento per il Licata Calcio, che domenica affronterà in trasferta il Lamezia Terme. Toccherà reagire la squadra di mister Romano dopo la sconfitta nel derby contro il Canicattì. Sicuramente però l'avversario non è dei migliori. Il Lamezia, ricordiamo, è secondo in classifica, la seconda forza del campionato, è una squadra di grande qualità. Ha presentato la sfida come sempre mister Romano nel pregara. Sì, affronteremo una squadra costruita per fare qualcosa di importante insieme al Catania. È una squadra forte, però come al solito noi dobbiamo andare a fare la nostra gara, la nostra partita, cercando di fare un'ottima prestazione e allo stesso tempo cercare di portare a casa punti importanti. Mancherà Calogero Minacori non soltanto per questa giornata, mancherà per tre giornate complessivamente dopo essere stato fermato per tre giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Canicattì. Adesso mister Romano valuterà le diverse scelte, rientra Leonardo Saito, il giovanissimo classe 2004, dopo la doppietta qui al Dino Liotta si era fermato per un problema alla caviglia, adesso è tornato a disposizione e Romano, come sentiremo appunto nelle sue parole, sceglierà uno fra Saito, Guattara e Baldè. No, abbiamo lavorato questa settimana e stiamo valutando, stiamo provando situazioni e vedremo sicuramente chi sostituirà Minacori. Non lo farà rimpiangere, perché sia Baldè che Guattara che Saito sono ragazzi che durante gli allenamenti si impegnano e probabilmente anche domenica uno dei tre avrà la possibilità di dimostrare che è un giocatore importante per il gruppo.